Libere di vivere senza paura, libere di vivere il dono di essere donna, libere di vivere l'importanza di essere donna, madre, libere di essere libere, la cosa più bella del mondo. Maria Grazia Cucinotta guida il gruppo di attori e personaggi dello spettacolo che scendono in campo con un videomessaggio per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si chiama Libere di essere, l'evento, arrivato alla seconda edizione, promosso dalla delegata del sindaco di Roma per le pari opportunità, Lavinia Mennuni, e dall'associazione culturale Pantarei per comunicare l'importanza delle donne nella società. Ognuna di noi deve sentirsi libera di essere. Basta con la violenza sulle donne. Nella nostra società, nel nostro paese, che ama definirsi moderno ed evoluto, mi stupisce molto sapere che la violenza sulle donne ha dei numeri enormi. Quindi, insomma, invito tutti voi a porre l'attenzione su questa problematica, soprattutto delle istituzioni, e a informarsi. Io sono Miriam e voglio una città migliore, un mondo migliore, per potermi sentire libera, libera di essere. Non abbiate paura di denunciare chi vi fa del male, non abbiate paura di niente perché ci sono uomini e uomini, ci sono anche uomini che possono aiutarci ad affrontare il male, libere di essere quello che siamo e di non avere paura di niente. Io lo so perché esiste la violenza, lo so, perché l'uomo sa di essere inferiore alla donna e quindi esercita il suo potere, la violenza fisica, psicologica, ma come si fa? Io dico, come si fa? Ma ci sono delle donne qua dietro, tra l'altro, come si fa? Le donne sono la cosa più bella del mondo. Io spero che un giorno, prima possibile, le donne possano essere libere di essere donne. Mua.